c'era l'idea che fosse veramente l'ultima mia occasione. Forse non solo per me, ma anche per quella generazione di squadra. Quindi era veramente l'occasione della vita. E in questo Milan devo dire che è molto forte. Quando c'è da vincere, quasi sempre lo fa. Penso che è un grandissimo allenatore, è un allenatore che cura molto l'organizzazione della squadra, cura molto la disciplina della squadra, lo considero un allenatore molto molto preciso nel proprio lavoro. Il fatto di incontrare il Liverpool ancora potrebbe essere un motivo di rivincita, ma noi non abbiamo niente assolutamente contro di loro. Sappiamo che nel calcio si può vincere, perdere, ma e deve essere il nostro pensiero e di non guardare troppo l'avversario, ma di cercare di fare quello che il Milan sa fare e poi accettare alla fine il risultato. Tutti aspettano quella partita, tutte le trasmissioni europee, mondiali anche, si concentrano su quel giorno che vai a affrontare, e sin da due settimane prima non si fa altro che parlare di questa partita. Vai in giro per la città e incontri i tifosi che magari si raccomandano affinché questa partita possa andare bene e possa portare un trofeo alla tua squadra. Forza Milan! Per i grandi appuntamenti, secondo me, il segreto è prepararsi bene. Per essere sereni. Poi uno può essere un po' agitato per l'avvenimento, ma deve essere sereno a livello mentale di aver preparato sotto tutti i punti di vista la partita nel modo giusto. Anche perché poi la partita può andare bene o male, ma uno non deve avere rimpianti. Per cui io mi ricordo che ero agitato come tutte le vigilie, poi una vigilia di una finale di Champions League. Benvenuti all'Oaga Spinas Luis di Atene, dove il Milan, due anni dopo l'incubo peggiore, contra il Liverpool. C'è un debito storico che i rossoneri devono far pagare al Liverpool. Tutto il mondo aspetta questa rivincita, ma la storia non scende in campo nei momenti decisivi. Sono gli uomini che fanno la storia. Se la finale di Champions non la potei andare in tribuna perché non ero pronto per giocarla. Poi il destino è stato incredibile perché insomma due anni dopo mi ha ridato tutte e due le stesse partite con le stesse squadre, per cui la Champions diciamo che è stata magica in quello. Ci sono sempre due versioni della stessa storia. La versione di Istanbul era tutta rossa, un incubo rosso per il Milan. Ma dall'altro lato del mare, la stessa storia, questa volta si gioca ad Atene. Ed è qui che il Milan vuole tingere di rosso nero la finale di Champions League. Quindi quella partita era vista un po' come la rivincita. Adesso non mi ricordo, comunque massimo tre, quattro giocatori. Gli altri erano tutti praticamente gli stessi. Quindi per loro era una rivincita, per me era la partita della vita. Milan ha un debito con i tifosi, con la storia, con se stesso. Il Milan che sa come si torna a vincere, il Milan che sa cosa sono le rivincite. L'inno della Champions League. Dentro di me dicevo, se il destino mi ha dato l'opportunità di giocare una partita che non ho potuto disputare due anni dopo con la stessa squadra, probabilmente vuole che faccio gol. Io pensavo questo, che vuole che io sia protagonista. La finale 2007 della Champions League è pronta a partire. Thank you.
sempre la battuta che era uno schema, perché io quell'anno lì feci 4 gol in questo modo ed è normale che non può essere uno schema ed è un gol fortuito, però è un gol, è una posizione che io cercavo perché sapevo che Pirlo tirava le punizioni in quel modo. Pirlo! Tanti dicono è stato fortunato il gol di Pirlo, ma noi che conosciamo veramente Pippo Inzaghi posso garantire che lui di questi gol ne ha fatti tanti. Il Milan è vivo, il Milan è sopra di un gol, il Milan è a 45 minuti dalla Coppa. Eravamo sicuri della nostra forza, probabilmente c'era questa sorta di vincita di cui non si parlava, però ognuno la sentiva e però sentivamo che doveva andare così. Lì è un po' l'apoteosi, anche perché insomma faccio questa corsa sfrenata, mi inginocchio, piango, cioè un misto di emozioni. Probabilmente ho ripercorso tutta la mia carriera, tutti i sacrifici, ho pensato anche ai tanti gol che ho fatto, che però poi in una finale valgono per tutto quello che hai costruito col tempo. Pennant, palla dentro, sporcata, Coit, lo mette dentro! Dopo essere uscito, vedo, abbiamo preso il gol del Liverpool, e insomma pensavo dentro di me, se ci fanno il 2-2 io non posso più dare niente, i miei due gol non valgono più nulla, perché per cui sono stati 3 minuti a marcare il guardaline dentro al campo che mi spingeva in panchina, fin quando insomma c'è stato il triplice fischio. Ancora i brividi adesso, per cui penso allora quello che può. A volte mi dico forse ho festeggiato poco, avrei voluto festeggiare di più, perché sono emozioni che non tornano così facilmente. Mi ricordo qualche momento saliente, tipo il gol, i due gol e il momento che sono andato a prendere la coppa, e poi dopo 2 giorni sono andato a operarmi al ginocchio e... Ancora mi ricordo, un ricordo dopo l'anestesia, mi sarò svegliato, risvegliato 20 di volte pensando ho vinto o ho perso. E poi diciamo che i ricordi andavano alla finale, quindi mi ricordavo di aver vinto ed è stato comunque bello. Alla fine io ho vinto tanto personalmente e tanto di squadra, ma che quello che ti dà le vincite di squadra è qualcosa che va al di sopra di tutto. Che è bello, insomma, vincere con la tua squadra, che quello è il pensiero che deve avere una squadra di calcio.